fotocopia a quello che avevi fatto con la Torres. Ti sei andato a riprendere il pallone, lo hai messo a disposizione, è arrivato il gol allora, è arrivato il gol adesso. Sì, sì, è quello, un po' quello che mi chiede il mister, che è quello che serve ad aiutare i compagni. Era importante trovare continuità e vincere di nuovo, soprattutto in casa, ed è quello che abbiamo fatto. Tu chiaramente l'anno scorso sei stato limitato da un problema al ginocchio ad Arezzo nell'azione del rigore. Sembrava grave, poi non era stato così grave, ma comunque 2 mesi e mezzo sei stato fuori. Hai detto qualcosa, qualche parola di conforto a Leonardi? Sì, ci dispiace tanto perché c'era l'ortopedico, a quanto ho capito poi... Il crociato c'è stato comunque. A quanto ho capito sì, poi il 100% non c'è mai, però sembra di sì. Ritorniamo alla partita. Nel primo tempo la tua solita lotta con il difensore centrale avversario su questi palloni che arrivavano da lontano, ma poche palle da giocare dentro l'area. Nel secondo tempo avete avuto qualche spunto in più e da uno è nato il gol. Sì, sì, sì. Il primo tempo secondo me siamo partiti forte, siamo andati in pressione subito per improntare la partita, poi c'è stato un po' un momento di stand by. Secondo tempo siamo partiti bene, e infatti abbiamo trovato più occasioni. Loro sono riusciti ad aprirla con, penso, un mezzo fallo, non l'ho rivista, e poi siamo stati bravi noi a andare sul 2-1 e chiuderla lì. Edoardo, è chiaro che se fai un lavoro da 9 in pagella ma non segni e la squadra vince, alla fine va bene, ma tu sei un numero 9, sei un attaccante centrale e il gol serve tanto. Cosa deve migliorare ora il Pescara e cosa deve migliorare Vergani per fare quello step che diceva anche Baldini ieri in conferenza, agli ultimi 20 metri? Sì, sì, sì. No, il mister penso che parlasse un po' in generale, sicuramente ci manca precisione, ci manca un po' l'ultimo passaggio, poi la finalizzazione. Io come tutti gli altri, secondo me per la qualità che abbiamo creiamo ancora poco, poi per quanto riguarda me se serve non far gol per vincere vado avanti così, però ovviamente un po' pesa, come hai detto sono un 9, quindi... Spero che prima o poi mi sblocchi. Ti ho fatto la stessa domanda con la Torres, se non ricordo male te la rifaccio oggi. Stai pensando al rinnovo? Hai parlato con la società di rinnovo? No, non ho ancora parlato di niente. Farebbe piacere? No, sì, senz'altro. Perfetto, già questo è importante. Auricolare che vi ascolta, Edoardo Vergani, che ha strappato un sorriso ad Andrea Mazzetti dietro la telecamera. Da votare sempre per l'impegno, che è importante per la squadra. Come dice Baldini, non è importante che segni, se segni ancora meglio, però è importante che faccia le cose che dico io. La domanda di Fabio Ferraresi. No, boh, io ragazzo, una considerazione che faccio, mi viene da pensare rispetto all'ultima partita che abbiamo vinto fuori casa, all'ultimo secondo, quando l'arbitro ha fischiato la fine e lui, mi ricordo bene, che ha fatto il pugnetto come per dire ce l'abbiamo fatta. E da questa cosa che ho notato dico quanto ti senti più parte del progetto rispetto all'anno scorso, perché poi anche se ogni tanto non hai giocato dall'inizio, però io credo che tu quest'anno sia più dentro il progetto anche con la testa. Sì, sì, senz'altro, sento, è un punto importante questo, sento la fiducia sia dell'allenatore che della squadra, dell'ambiente, e questo comunque mentalmente io ne beneficio molto.